Abbandonata in un bidone della plastica, avvolta nel nastro adesivo senza poter muovere le zampe o la coda e quasi senza respirare. È così che Rosalba Ceccomarini e Orlando Gentiletti hanno trovato questa mattina a Villa Betti una gattina di 6 mesi, poco prima che il camion per la raccolta della plastica svuotasse il bidone, seppellendo così il cucciolo tra i rifiuti. Era sotto numerosi sacchi dell'immondizia, immobilizzata e infreddolita. L'hanno salvata in tempo grazie ad una donna che l'ha sentita piangere ed ha subito avvisato Rosalba e Orlando, volontari ENPA. Siamo andati a vedere e abbiamo trovato sto gatto tra la plastica, sotto mezzo metro di plastica. Era tutto incerottato con la carta, lo scotch cartato. Abbiamo tirato su, l'abbiamo portato a casa. E dopo a casa abbiamo portato giù l'ASL a fargli una visita, qualcosa. Adesso ce l'hanno portato, ci fanno sapere se sta, se c'è qualcosa, se sta male, se sta bene. Adesso l'abbiamo messo nella gabbia. Ora la gattina sta bene, si trova con Rosalba e Orlando che l'hanno liberata e portata al caldo in casa loro, dove ha trovato la compagnia degli altri 70 gatti, tutti sterilizzati, vaccinati e censiti in ASUR, di cui la coppia di volontari si prende cura. Nonostante la cattiveria di coloro che l'hanno abbandonata, non ha comunque perso la fiducia negli umani. Stava bene perché mi ha dato da mangiare e, mamma mia, si è strafogata, perché non lo so da quant'è che era lì. Può darsi che era poco perché si è ripresa bene, ma si vedeva che era una gatta di casa, perché non ha soffiato, non ha graffiato, non era buona buona. Perciò era qualcuno che ce l'aveva a casa e ha preso qualcosa, l'ha buttata, l'ha girata con lo scotch e l'ha buttata nel cassonetto, ma è una roba fuori del vano. Avete sporto denuncia a qualcuno oppure qualcuno? Dovrebbe venire giù da Mombaroccio la guardia faunistica, il comandante, che stasera che facciamo denuncia noi, ma anche la Campomori qui dell'ASL di Pesaro ha detto faceva denuncia anche lei. Perché è una cosa brutta un bel po'. Se non lo vuoi più, lascialo fuori, vedrà lui, no? Gira, mangerà un topo. Lo trova qualcun altro, ma non legarlo così, in giro qui, intorno al collo, la coda sotto la palla, tutto legato, era tutto legato dappertutto. È pronta per essere accolta in una nuova famiglia che possa prendersi cura di lei ed amarla come chi l'ha abbandonata non è stato capace di fare. Se qualcuno volesse adottarla, fa sapere Rosalba, potete contattarla al numero 338 19 56 789.